Abbiamo parlato dei microRNA e di come questi corti RNA non codificanti possono regolare l'espressione genica, degradando l'mRNA al loro bersaglio o bloccandone la traduzione. Facciamo adesso un approfondimento per parlare di come questo meccanismo di regolazione genica abbia un utile risvolto pratico. Parliamo di interferenza ARNA, o per dirla in inglese, di RNA interference. L'RNA interference è il processo con cui corti RNA possono bloccare l'espressione di determinate proteine legandosi agli mRNA da cui queste vengono tradotte e silenziandoli. Nella scorsa lezione abbiamo parlato dei microRNA o mRNA, corti RNA non codificanti che hanno un ruolo nella regolazione dell'espressione genica a livello traduzionale. Introduciamo adesso un'altra classe di corti RNA non codificanti coinvolti nel processo dell'RNA interference, i SIRNA, che sta per Small Interfering RNA. Vediamo le differenze tra MIRNA e SIRNA. I SIRNA, rispetto ai MIRNA che originano da geni specifici o da introni, hanno origini più varie e possono anche derivare da molecole di RNA a doppio filamento prodotte in laboratorio. Sia i SIRNA sia i MIRNA maturano in corti RNA a singolo filamento che si associano con il RISC, RNA Induced Silencing Complex, ma i SIRNA solitamente si originano da RNA a doppio filamento, mentre i MIRNA originano da molecole di RNA a singolo filamento ripiegate in strutture a forcina. I SIRNA sono molto più specifici dei MIRNA, che come detto possono anche coordinare l'espressione di più geni. Quest'ultima differenza riguardante la maggiore specificità dei SIRNA rispetto ai MIRNA è la principale. Solitamente i SIRNA vengono sintetizzati per ridurre l'espressione di una specifica proteina, riducendo la traduzione di uno specifico RNA messaggero. La maggiore specificità dei SIRNA rispetto ai MIRNA permette poi il loro utilizzo mirato per scopi di ricerca, di controllo dei parassiti e terapeutici. L'interferenza mediata dai SIRNA è specifica e quindi possiamo sfruttare questi corti RNA non codificanti per regolare mRNA target specifici. Ma veniamo a come funzionano i SIRNA. Il processo di interferenza ARNA con cui agiscono i SIRNA coinvolge, come per i MIRNA, l'endoribonucleasi DICER e il complesso multienzimatico RISC. L'endoribonucleasi DICER, che nella maturazione dei MIRNA catalizza il passaggio da pre-MIRNA a MIRNA quasi maturo, nella maturazione dei SIRNA ha il compito di tagliare una molecola di RNA a doppio filamento, endogena o esogena, in piccoli RNA interferenti o SIRNA appunto. A questo punto solo uno dei due filamenti viene inserito nel complesso multienzimatico RISC. Il SIRNA a singolo filamento presente nel RISC, come accade per i MIRNA a singolo filamento presenti nel RISC, riconosce e si appaia per complementarità con il suo mRNA bersaglio. Il riconoscimento tra il SIRNA contenuto nel RISC e l'mRNA bersaglio porta all'inibizione della traduzione o alla degradazione dell'mRNA, porta cioè all'inibizione dell'espressione della proteina codificata da quello specifico mRNA. Facciamo ora un passettino oltre nel risvolto pratico a cui abbiamo accennato finora. Gli scienziati possono costruire RNA duplex a doppia catena progettati ad hoc perché interagiscano con specifici mRNA secondo le necessità, stavolta non della cellula, ma degli scienziati. Gli RNA a doppia catena, così progettati in laboratorio, vengono inseriti nella cellula e, come visto, li vengono tagliati dall'endoribonucleasi DICER in specifici SIRNA. Una singola catena di questi SIRNA si associa al RISC e si appaia allo specifico mRNA suo bersaglio, inibendone la traduzione o degradandolo. Vi rendete conto del fascino di questa tecnica? Lo sfruttamento del processo di RNA interference permette di inibire la sintesi proteica di una specifica proteina senza dover spegnere il gene che la codifica, senza dover creare un organismo mutante.
permette di spegnere una proteina con una tecnica relativamente semplice e poco invasiva, e questa possibilità apre un'infinità di scenari. Vi faccio tre esempi. Uno scenario esplorativo: bloccare la traduzione di una proteina di cui non si conosce la funzione e vedere cosa cambia nella cellula a seguito dell'inibizione dell'espressione di quella proteina, con l'obiettivo di capire o cercare di capire qual è il ruolo di quella proteina nella cellula. Uno scenario tecnico: controllare i nematodi, che sono dei vermi parassiti di alcune piante, facendo loro ingerire RNA a doppio filamento, sviluppati ad hoc per interagire nel verme con un mRNA bersaglio codificante una proteina indispensabile per la sopravvivenza del verme, appunto. Uno scenario terapeutico: bloccare le infezioni di dati virus, impedendo loro di esprimere le proteine che gli servirebbero per riprodursi, cioè per generare virus figli. L'utilizzo di farmaci basati sull'RNA interference è stato inizialmente ostacolato dalla difficoltà tecnica di far giungere le molecole di RNA ai loro bersagli a causa delle nucleasi normalmente presenti in grandi quantità nei tessuti umani. Recentemente però si sono sviluppati nuovi sistemi di trasporto e l'RNA interferente può allora essere più facilmente portato al suo mRNA bersaglio. Pertanto adesso sono in fase di sperimentazione vari farmaci che usano questa tecnologia per il trattamento di molte patologie, tra cui le infezioni virali appunto, ma anche il cancro. Lo percepite ora il fascino di questo processo diventato tecnica? L'utilizzo dell'RNA interference è terra fertile per lo sviluppo, sia teorico che pratico, di molti sottocampi della medicina e non solo. Restate connessi con me con la biologia, fatelo iscrivendovi al canale, in questo modo contribuirete del tutto gratuitamente alla produzione di contenuti sempre nuovi. Fatemi sapere se vi sono stata di aiuto con like e commenti e come sempre buono studio a tutti!